Buonasera, sono Marco Nievo e sono il direttore scientifico del CTF. Benvenuti a questa masterclass. Grazie infinite da parte di tutti i pazienti per il vostro interesse in NF. Prima di andare alle cose vere, vi devo dare alcune istruzioni sulle domande e risposte. Potrete scrivere le vostre domande nella chat. Saremmo veramente grati se poteste scriverle in inglese. Se avete problemi a formulare la vostra domanda in inglese, allora cercate di utilizzare i traduttori online come Google Translate prima di scriverle nella chat. E se questo non fosse possibile per voi, vi preghiamo di scrivere nella vostra lingua e noi faremo del nostro meglio per tradurre la vostra domanda in inglese. Buona masterclass. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrew Kang e sono professore di neurochirurgia di Manchester. Grazie per aver invitato me e mio collega di Parigi, Michel Calamaridis, di darvi questa presentazione sulla chirurgia nella neurofibromatosi di tipo 2. La neurofibromatosi di tipo 2 è una condizione caratterizzata prevalentemente da tumori benigni, in particolare schwannomi e meningiomi nel sistema nervoso centrale, così come schwannomi periferici. I criteri per la diagnosi di NF2 sono ben definiti e sono descritti qui. Il segno distintivo è lo schwannoma vestibolare bilaterale, ma in un dato paziente ci sono altri criteri. Quindi in un paziente che ha un parente di primo grado con NF2 e sia un singolo schwannoma vestibolare unilaterale o qualsiasi due di meningioma, schwannoma altrove, glioma, neurofibroma e una opacità posteriore lenticolare subcapsulare. I criteri saranno soddisfatti. Un'altra azione in un dato paziente sarebbe uno schwannoma vestibolare unilaterale e due qualsiasi della stessa lista che ho descritto sopra. Voglio sottolineare che un glioma è un tumore estremamente raro in NF2 al di fuori dei gliomi intrinsechi del midollo spinale chiamati ependimiomi. Un altro criterio sarebbe un paziente con un meningioma multiplo e uno schwannoma vestibolare unilaterale o due qualsiasi della lista che ho descritto in precedenza. I principi della gestione dell'NF2 si basano sul monitoraggio e, se possibile, cercano di evitare il trattamento. Quindi il monitoraggio consiste nella risonanza magnetica regolare del cervello e della colonna vertebrale e una valutazione audiologica e oftalmologica. La consapevolezza del punteggio di gravità genetica correla strettamente con i problemi clinici che il paziente rischia di soffrire. Ogni tumore è di solito valutato annualmente nel contesto del quadro clinico, se sta diventando sintomatico, se cresce o se la crescita o i sintomi sono tali da richiedere un trattamento e più comunemente la chirurgia. Ma sottolineo, il principio è quello di osservare e cercare di evitare il trattamento. È molto diverso da un singolo tumore in un caso sporadico. Così uno schwannoma vestibolare che in un paziente non NF2 meriterebbe di per sé la chirurgia in base alle sue dimensioni sarebbe osservato per vedere se cresce nel tempo, a causa del grande entusiasmo che vediamo per cercare di evitare interventi dannosi, ancora più del desiderio di evitare il trattamento e di mantenere l'osservazione, il bisogno di un parere esperto. Ho cercato di dimostrare questo su un periodo di 30 anni in Inghilterra. Il documento di sinistra del 93 è del mio collega Garth Evans. Ed è una dichiarazione che dice che esiste il bisogno di cure sovraregionali per migliorare la qualità del risultato, dell'esito, e che il chirurgo occasionale NF2 semplicemente non dovrebbe esistere. Poi questo è stato seguito nel 2002 da un altro documento che prevedeva il rischio di decesso in base al fatto che il paziente fosse gestito in un centro di eccellenza sovraregionale o in un centro locale. E questo marcatore Kaplan mostra chiaramente la differenza
nel livello dei decessi, sia che si trattasse di un centro specializzato o no. E alla fine questo ha portato nel 2009 al modello dei quattro centri di cura della NF2 in Inghilterra, dove 7 milioni di sterline sono stanziate a livello nazionale ai quattro centri per supervisionare la cura dei pazienti in tutta l'Inghilterra, e questo è stato dimostrato e pubblicato per migliorare il tasso di decesso e di morbilità. È un fatto piuttosto insolito che non esiste relazione tra la dimensione di uno schwannoma vestibolare e la funzione uditiva in questo caso. Non c'è alcuna relazione tra la crescita tumorale degli schwannomi vestibolari e l'udito in quell'area, e non c'è legame tra il comportamento di uno schwannoma vestibolare e l'altro. Quindi uno potrebbe crescere, l'altro potrebbe rimanere stabile, quello che è stabile potrebbe produrre una perdita dell'udito, quello che cresce, si ingrandisce, potrebbe conservare l'udito. Questa è la sfida comune in FN2, cioè quello più grande forse è quello che esiste nell'orecchio funzionante, e quindi l'intervento chirurgico può produrre o produrrà la perdita dell'udito nell'unico rimasto. Questo documento, prodotto da Michel Calamarides e colleghi, mostra efficacemente questa completa mancanza di correlazione tra la crescita e l'udito, ed elucida che il fatto che nel corso degli anni, in questa curva lieve Kaplan sinistra, ci sarà un numero crescente di interventi chirurgici necessari per la crescita e la minaccia alla vita e agli arti. Mentre nello stesso gruppo di pazienti un gran numero di loro non perderà effettivamente l'udito nella storia naturale e nel decorso della malattia. E c'è quindi un conflitto tra il controllo del tumore, la gestione del controllo del tumore, il desiderio di evitare la chirurgia perché eviterà la perdita dell'udito. Un'alternativa alla chirurgia è la radiochirurgia Gamma Knife. Questa è una forma di radioterapia, e il termine radiochirurgia significa che si tratta di una singola dose di radioterapia. Ha il grande vantaggio che non sta risettando il tumore, e quindi, a parte le generalità di sottoporsi a un grande intervento chirurgico, non si sta potenzialmente causando la perdita dell'udito durante il trattamento, cioè la radiochirurgia. La sua efficacia, come potete vedere, dipende molto dalle dimensioni dello schwannoma vestibolare. Il grafico a sinistra mostra che con tumori più grandi e con un tipo più grave di NF2, l'efficacia del controllo si deteriora. FG è una forma relativamente benigna e mite di neurofibromatosi tipo 2. La EW e Wishart, che è molto più grave. Quindi nei tumori più piccoli, con un lieve NF2, il tasso di controllo del tumore è molto efficace. Con tumori più grandi, con l'area Wishart, molto di più, la malattia diventa meno grave. A mano destra, Kaplan-Meier segna il punto importante, che dice che la radioterapia stereotype porta a una progressiva perdita dell'udito nel tempo, e penso che sia discutibile se si mantiene l'udito a lungo termine con Gamma Knife, anche se i suoi entusiasmi dicono che certamente è così. Il trattamento ideale per questa grave condizione sarebbe quello di non operare né irradiare. Entrambe queste tecniche sono dannose. L'ideale sarebbe un farmaco senza effetti collaterali. Bene, non c'è un farmaco senza effetti collaterali, ma circa 10 anni fa un nuovo farmaco è entrato nell'armamentario delle opzioni per trattare gli schwannomi vestibolari e altri schwannomi in NF2, vale a dire il bevacizumab. Si tratta di un inibitore di VEGF e viene somministrato regolarmente per via endovenosa, di solito 2 volte alla settimana, a volte 3 volte a settimana, ad una dose variabile,
E qui potete vedere che in questo caso in particolare ha prodotto un restringimento molto efficace del tumore. Questa invece è una rappresentazione grafica di 61 pazienti nel servizio NF2 in Inghilterra, in cui si descrive il tasso di controllo della crescita in base al trattamento somministrato. Vi sono alcuni punti qui che vorrei elucidare. C'era un totale di 61 pazienti trattati prima della somministrazione del farmaco. Il tasso di crescita variava dal 12 al 79%, con un tasso medio di crescita del 51%. Qui potete invece vedere che all'interno delle linee del 20% che è stabilità da entrambi i lati, la maggior parte dei tumori sono qui e quindi si è ottenuta una risposta volumetrica parziale nel 39% dei casi e 51% di stabilizzazione dei tumori in crescita. In altre parole, durante l'assunzione del farmaco, la maggior parte dei tumori si è ridotta oppure si è stabilizzata. Una piccola percentuale ha continuato a crescere. È importante notare che l'udito è stato mantenuto o migliorato nell'81% dei casi. Direi che c'è un certo dibattito su quanto sia a lungo termine il mantenimento dell'udito. Certamente può verificarsi e può verificarsi in modo affidabile, ma il controllo dell'udito dell'81% sia un po' ottimistico. Va anche detto che quando si ferma la somministrazione di bevacizumab, i tumori tendono a ricrescere, ma potrebbe non farlo per un po' di tempo, forse un anno o due, e quindi si possono avere delle pause per quanto riguarda l'assunzione di questo farmaco. Sulla base del relativo successo del bevacizumab si esplorano altri farmaci. L'ideale sarebbe un farmaco orale che non richiede che il paziente venga in ospedale per un regime endovenoso su base regolare. Nessun altro farmaco è stato trovato con prove di successo nel controllo del tumore nella stessa misura. Vale la pena di sottolineare che il bevacizumab ha i suoi effetti collaterali, la proteinuria e il potenziale di danno renale a lungo termine, l'ipertensione e l'alterazione della guarigione delle ferite. Pertanto, se il farmaco non riesce a controllare il tumore o un altro tumore, in particolare un meningioma, che non è controllato dal bevacizumab, il farmaco deve essere interrotto per un periodo, di tempo prima di consentire la procedura chirurgica. Ed infine c'è il ruolo dell'intervento chirurgico nella gestione dello schwannoma. Questo può andare dalla decompressione ossea dei confini del nervo del tumore per cercare di mantenere l'udito senza fare un'operazione distruttiva. Il professor Calamarides parlerà di questo più a lungo nella sua sezione. Prima di considerare la resezione chirurgica di cui parleremo, il ruolo della riabilitazione dell'udito è centrale nella gestione dello schwannoma vestibolare nei pazienti che soffrono di questa condizione. Vi sono effettivamente due forme di riabilitazione dell'udito, vale a dire un impianto cocleare, visto qui, con l'impianto cocleare che va nel ricciolo della coclea e un impianto del tronco cerebrale. L'impianto cocleare richiede un nervo cocleare intatto e quindi non è un'opzione se la resezione chirurgica ha incluso il nervo cocleare vestibolare. A volte è possibile rimuovere il tumore che cresce sulla parte vestibolare del nervo cocleare, ma conservare il nervo cocleare, ma tende ad essere un problema molto legato alle dimensioni. Quindi più grande il tumore, meno probabilità vi sono di farlo. Un impianto del tronco cerebrale viene inserito direttamente sul nucleo cocleare nel forame di Lushka all'interno del tronco cerebrale. Quindi è un'opzione per una qualche forma di ripristino o mantenimento dell'udito, ma è importante notare che mentre un impianto cocleare spesso produce un udito di qualità sufficiente, vale a dire il paziente può sentire al telefono,
questo non è quasi inevitabilmente il caso dell'impianto del tronco cerebrale. La qualità dell'udito è davvero molto peggio. È meglio del silenzio, in particolare aumentato dalla capacità di leggere le labbra, e questo può essere trasformativo per la vita del paziente, ma è sostanzialmente inferiore al ruolo di un impianto cocleare. Altrettanto importante, dall'avvento del bevacizumab, come modo di controllare i tumori, il numero di impianti del tronco cerebrale eseguiti, in altre parole il numero di resezioni chirurgiche che renderebbe la morte del paziente, è sceso in modo massiccio. E nei nostri centri a Parigi e in qualsiasi altro centro, il numero che stiamo facendo è molto insolito a causa dell'efficacia del farmaco che controlla il tumore, quindi non è. Si richiede un intervento chirurgico. È chiaro che il ruolo primario della chirurgia è la rimozione del tumore. In definitiva, tuttavia, la realtà è che un numero significativo di questi pazienti richiederà un intervento chirurgico per i loro schwannomi vestibolari. Il principio generale della decisione di operare che ho descritto, cioè cercare di evitarlo, a meno che non ci sia un tumore grande in crescita, con un'enfasi non soltanto sulla parola grande, ma in crescita. Il principio della chirurgia dello schwannoma vestibolare è quello di rimuovere quanto più possibile in sicurezza, a volte è possibile preservare l'udito, a volte è possibile preservare il nervo cocleare, ma il nervo più importante a cui dare priorità di routine è la funzione del nervo facciale. Il nervo facciale è drappeggiato sul tumore ed è quindi un notevole rischio di danno. Tutti i chirurghi nella chirurgia dello schwannoma vestibolare, sia sporadico che NF2, daranno la priorità alla conservazione del nervo facciale rispetto alla resezione completa. Così idealmente si rimuoverà l'intero tumore, ma se si ritiene che questo possa paralizzare il viso, allora si punterà ad una rimozione subtotale o quasi totale con la decompressione del tronco cerebrale. La paralisi del nervo facciale non solo è esteticamente sgradevole, ma se combinato con la perdita del trigemino, l'incapacità di chiudere l'occhio con una cornea intorpidita, può esporre il rischio al rischio di cecità. Questo è il punto che ho fatto nella parte superiore di questa diapositiva sullo stesso lato controlaterale. Il resto del discorso sarà portato avanti da Michel Calamaridis, che descriverà i tumori nell'NF2, negli schwannomi vestibolari. A te la parola, Michel. Grazie Andy, amico mio, per la tua bellissima presentazione. Ora quindi continuerò io e finirò prima della parte delle domande e delle risposte. Vorrei aggiungere qualcosa alla chirurgia degli schwannomi vestibolari, una cosa che stiamo facendo a Parigi ed in alcuni altri centri. Si tratta della decompressione del meato acustico interno attraverso l'approccio della fossa mediana. Questa è una tecnica che utilizziamo in caso di peggioramento dell'udito o di peggioramento della risposta uditiva del tronco cerebrale negli schwannomi vestibolari piccoli o a lenta crescita. Un'altra equipe in Germania ha eseguito questa chirurgia attraverso un approccio retmo-sigmoideo. Essi hanno mostrato che la decompressione del meato uditivo interno con alcuni gradi di asportazione del tumore, nel senso che hanno aggiunto all'asportazione di una parte del tumore, alla decompressione ossa. Comunque hanno mostrato che questo può diminuire la crescita tumorale a livello post-operatorio in pazienti NF2 più giovani. Quindi usano questa tecnica. Noi invece usiamo solo la decompressione ossea e l'apertura della dura mater, a volte è molto efficiente. Ora vorrei mostrarvi alcuni casi clinici solo per illustrare la nostra presentazione. Questo è il caso di un giovane paziente NF2 che ha 30 anni, nessuna storia familiare di NF2, in cui abbiamo scoperto lo schwannoma vestibolare bilaterale perché soffriva di vertigini. Dopo 6 mesi lo schwannoma vestibolare destro continuava a crescere, abbiamo quindi deciso di spostarlo attraverso l'approccio retrosigmoideo. Prima dell'intervento l'udito era normale.
L'asportazione del tumore è stata totale e abbiamo fatto un intervento sotto monitoraggio dell'udito con la risposta uditiva del tronco cerebrale con il monitoraggio diretto del nervo cocleare. Siamo riusciti a preservare l'udito e la funzionalità facciale era completamente normale. Potete vedere la risonanza magnetica post-op sulla sinistra con T1 GADO e l'audiometria. Qualcosa di molto interessante è la risposta uditiva del tronco cerebrale prima dell'intervento che vedete sulla tessera. Le onde qui erano ritardate, mentre dopo l'intervento la situazione è normale. Quindi l'asportazione dello schwannoma vestibolare migliora la funzionalità elettrica del nervo cocleare. Sul lato sinistro, con un tumore stabile, questo era normale prima dell'intervento, mentre ora le onde sono totalmente scomparse. Questo significa che osserviamo un peggioramento nell'immagine a sinistra e se decidiamo di asportare lo schwannoma vestibolare sinistro nel caso di una crescita del tumore, la prognosi relativamente alla preservazione dell'udito non è poi così buona. Questo invece è il caso di un paziente molto giovane con NF2. L'NF2 è stata scoperta quando il paziente aveva 2 anni e le osservazioni mostrano una leggera crescita tumorale di entrambi gli schwannomi vestibolari. Il paziente ha ricevuto vari pareri in merito alla chirurgia a destra e a sinistra. Abbiamo quindi parlato del caso con Andrew King e siamo d'accordo nell'aspettare per essere sicuri che il tumore continui a crescere e di seguire il paziente senza intervento chirurgico fin quando non diventi un po' più grande. Pensiamo che la perdita dell'udito sia un problema reale e anche dopo l'intervento chirurgico ci possono essere delle recidive, come è stato documentato dalla House Clinic. Qui abbiamo un altro caso di NF2. Si tratta di un giovane paziente, ha 28 anni, ha avuto un precedente intervento chirurgico sul lato sinistro, senza preservazione dell'udito ed ha assunto l'Avastin per molto tempo con un idrocefalo. Infine è stato deciso l'intervento chirurgico e il paziente è stato inviato al nostro centro con un tumore molto, molto grande. In effetti, parecchi tumori, schwannomi vestibolari, schwannomi trigeminali e schwannomi del nervo craniale inferiore. E quindi l'intervento è stato eseguito. Alcuni giorni fa il paziente è ancora in terapia intensiva, ma sicuramente è molto difficile procedere ad un intervento chirurgico con uno schwannoma vestibolare di queste dimensioni. Infatti l'intervento dovrebbe essere eseguito prima. Ora passiamo al secondo tipo di tumore nella NF2, il meningioma. Alcuni fatti sui meningiomi. Il primo è che il decorso dei meningiomi nei pazienti con NF2 è imprevedibile. Si possono avere alcuni meningiomi di grado 2 e 3 con qualche recidiva. Ma in realtà non sembra essere così frequente rispetto ai meningiomi sporadici. E l'ultima cosa da dire è che nei bambini spesso il meningioma è il primo tumore, appunto nei casi pediatrici. Quali sono le opzioni terapeutiche? Come per lo schwannoma vestibolare, riteniamo che l'osservazione sia necessaria ed ottimale per capire la storia naturale di ogni meningioma in ogni paziente. Di recente abbiamo pubblicato uno score per prevedere il rischio di meningiomi a crescita rapida e si può vedere sul grafico che in effetti la maggior parte dei meningiomi nei pazienti NF2 sono più lenti, non crescono. Alcuni meningiomi invece cresceranno rapidamente e nello score abbiamo previsto 4 criteri. Uno è il diametro del tumore, poi il rischio di crescita che è maggiore per un meningioma grande,
calcificazioni o assenza di esse, e poi in caso di edema peritumorale. In T2 è possibile vedere poi una iperintensità o una ipointensità. E quindi abbiamo stabilito questo score per prevedere la crescita e decidere di trattare, magari quando il tumore inizia a crescere. Quali sono le opzioni per trattare i meningiomi che crescono? È possibile utilizzare la radiochirurgia, la gamma knife, cyberknife o altro, oppure la radioterapia per i meningiomi più grandi. Potrebbe essere usato come trattamento di prima linea per piccoli meningiomi sintomatici in evoluzione oppure in caso di recidiva. Però non credo che in presenza di un edema sia una buona idea trattare con gamma knife. E quando c'è un deficit, la chirurgia è obbligatoria. Quindi ci sono poche opzioni per la radiochirurgia e la radioterapia, ma possono essere utili soprattutto quando il paziente non vuole più sottoporsi ad alcun intervento chirurgico con piccoli meningiomi che crescono, quindi in evoluzione. In questo articolo si può vedere che è relativamente efficiente trattare i meningiomi in pazienti NF2 con la radiochirurgia. Le opzioni mediche sono meno chiare che per gli schwannomi vestibolari. Il bevacizumab è stato usato, ma non funziona così bene come per lo schwannoma vestibolare. L'altra possibilità che usiamo in Francia è l'associazione di everolimus, che è un inibitore di mTOR, e ocreotide. E questo articolo pubblicato in Clinical Cancer Research 2 anni fa mostra che questa associazione può migliorare la sopravvivenza dei pazienti con meningiomi e una diminuzione del tasso di crescita è stata osservata nei meningiomi in questa coorte di pazienti. Funziona soprattutto per i meningiomi mutati nell'NF2, in quelli sporadici quindi, e per i pazienti NF2. Quindi a volte, quando la chirurgia, la radiochirurgia o la radioterapia non sono possibili, usiamo questa associazione. Una possibilità forse per il futuro è il trattamento con l'utatera, che è un radiopeptide, cioè un radiopeptide receptor targeted. La maggior parte dei meningiomi, in particolare quelli benigni, hanno recettori della somatostatina e si può vedere un segnale a livello centrale quando si esegue un esame DOTATOC PET. Questi meningiomi possono essere trattati con l'utatera e vedremo in futuro se funzionerà, perché in tal caso sarebbe possibile bersagliare meningiomi multipli in un'unica seduta. Tuttavia, come al solito, la chirurgia ha un grande ruolo nella gestione dei meningiomi, con alcuni casi di asportazione del tumore e shunting ventricolare. Quindi quali sono le indicazioni all'intervento chirurgico nel caso dei meningiomi correlati all'NF2? La chirurgia è indicata in caso di ipertensione intracranica per meningiomi molto grandi o in caso di deficit neurologico. In caso di epilessia, chiaramente la chirurgia richiederà l'uso di farmaci antiepilettici, ma a volte si può curare l'epilessia rimuovendo i meningiomi e nel caso di meningiomi asintomatici in evoluzione con o senza edema. Chiaramente quando seguo un paziente NF2 e vedo un meningioma in rapida crescita con la comparsa di un edema, so che questo meningioma sarà asintomatico e bisognerà trattarlo. Preferisco ricorrere ad un intervento chirurgico piuttosto che la radiochirurgia in questo caso. Ma in effetti la chirurgia
nella maggior parte dei casi è facile e quando si parla con il paziente NF2 bisogna sottolineare che non è come la chirurgia vestibolare. Tuttavia può essere difficile l'asportazione del meningioma a livello sagittale per via di tutti i drenaggi venosi. C'è rischio di deficit e nella gestione dei pazienti NF2 dobbiamo occuparci anche delle anomalie del drenaggio venoso cerebrale, perché molti di questi pazienti, come in questo caso, abbiamo meningiomi che invadono il seno sagittale. Si può avere mal di testa o edema papillare, ma in alcuni casi alcuni pazienti non avranno mal di testa, in particolare dopo l'edema papillare, e il rischio è la cecità con atrofia ottica. Quindi un follow-up oftalmico è necessario nei pazienti con meningiomi multipli per assicurarsi che non ci sia un edema papillare né ipertensione. In questo caso non è l'asportazione dei meningiomi che curerà il paziente. La soluzione è inserire uno shunt ventricolare per diminuire la pressione nel cervello. Questo è un esempio di gestione dei meningiomi in un paziente NF2. Vedete questo meningioma della convessità a destra con deficit sinistro nel paziente NF2. Abbiamo asportato questo tumore facilmente, però la classificazione ha rivelato un grado 2. Durante il follow-up abbiamo osservato una recidiva a livello del margine della resezione della dura mater, probabilmente per via dell'invasione di cellule tumorali. Abbiamo eseguito la radiochirurgia stereotassica, ma non ha funzionato. Poi abbiamo fatto un intervento chirurgico dopo la radioterapia e si vede un'altra recidiva a livello dell'alto margine, molto vicino al seno sagittale. Quindi abbiamo fatto un'altra gamma knife, non ha funzionato. E poi recentemente abbiamo di nuovo asportato il tumore e ora è di grado 3, quindi stiamo seguendo il paziente. Il paziente ha un lieve deficit sinistro. Quali sono i principi della gestione dei tumori spinali? L'ultimo tipo di tumore di cui parleremo in questa presentazione. Cominciamo con alcuni fatti. Molti pazienti NF2 sono affetti da tumore spinale e la maggior parte dei tumori spinali sono asintomatici. Pensiamo che la chirurgia sia indicata solo per schwannomi e meningiomi sintomatici con compressione del midollo spinale. E in alcuni ependimomi in crescita asintomatici, sappiamo che per un ependimoma è molto raro poter migliorare la situazione neurologica del paziente. La situazione invece è completamente diversa quando si tratta di schwannomi meningiomi. Quando si asporta un tumore spinale, il paziente migliora. Quindi negli ependimomi bisogna decidere di intervenire chirurgicamente prima che insorgano i sintomi. Abbiamo fatto uno studio molto bello con il team di Andrew King a Manchester e abbiamo dimostrato che la chirurgia per gli ependimomi asintomatici di grandi dimensioni è migliore per i pazienti NF2 piuttosto che l'osservazione, e siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza dei pazienti NF2. Quindi quali sono le opzioni terapeutiche per i tumori spinali? Beh, prima di tutto osservazione per capire la storia naturale di ogni tumore. Radiochirurgia o radioterapia? No, no, non c'è posto per questo tipo di trattamento. Il trattamento medico con bevacizumab può essere utile per trattare alcune parti cistiche in crescita degli ependimomi, come possiamo vedere in questo esempio. Si vede la riduzione della cisti con un miglioramento clinico. E come di consueto, la chirurgia con l'asportazione del tumore svolge un ruolo importante. Così il principio della chirurgia del tumore spinale è quello di asportare i meningiomi
gli sfanomi, ma si deve considerare che a volte, per sfanomi correlati all'NF2, il tumore si espande a partire dal tratto di Lissauer e a volte il midollo spinale può essere molto compresso. Quindi bisogna fare molta attenzione ed è più difficile asportare sfanoma in pazienti NF2 rispetto a sfanoma spinali sporadici. Per l'ependimoma si tratta di un tumore intramidollare. E quindi bisogna aprire la parte posteriore del midollo spinale usando la linea mediana e si può rimuovere il tumore, non la parte cistica. Qui si vedono due esempi di ependimomi. Questo è un esempio di ependimoma. Questo paziente aveva una NF2 non familiare e penso che la NF2 sia stata scoperta a causa dello sfanoma vestibolare. Vedete nella prima risonanza due localizzazioni degli ependimomi, una nella parte cervicale con alcune cisti ed una nella parte toracica inferiore e si vede a livello di T1. Quindi il paziente è stato seguito e questa è la risonanza magnetica 9 anni dopo. Io direi che è stato troppo seguito perché quando ho visto il paziente aveva un deficit preoperatorio, ha una emiparesi sinistra e vedete che l'ependimoma cervicale era più grande con una cisti grande e a livello toracico era lo stesso. Quindi ho asportato la parte cervicale. E il paziente all'inizio era peggiorato, ma con il follow-up ora sta meglio, è migliorato. Ha sempre un deficit sul lato sinistro. Quindi, secondo me, in questo caso l'intervento chirurgico è stato troppo tardivo e sarebbe stato meglio intervenire quando il tumore stava crescendo prima del deficit. Un altro esempio di ependimoma. Si tratta di un paziente trattato con bevacizumab per via di uno sfanoma vestibolare bilaterale in espansione a livello del tronco encefalico. Con bevacizumab non c'è cisti, ma si può vedere la crescita della parte solida. Ho asportato una parte dell'ependimoma perché c'è stata una grande discussione col paziente, ma sono riuscito ad asportare una parte di questo ependimoma e il paziente continua ad assumere il bevacizumab. In conclusione, ora non abbiamo avuto il tempo di parlare della gestione degli sfanomi del nervo periferico, che è molto importante nella NF2, e queste sono le nostre conclusioni. Pensiamo che l'NF2 abbia bisogno di essere gestita in modo olistico in centri specializzati come nel Regno Unito ed in Francia. La chirurgia è l'opzione principale nella gestione dei tumori nei pazienti NF2 in molti tipi di tumore. Quali sono i fattori che influenzano la decisione di intervenire chirurgicamente a parte l'esperienza del chirurgo? Beh, il carico tumorale è legato alla gravità dell'NF2, il cambiamento per poter migliorare i sintomi e il rischio di storia naturale e anche il rischio che il tumore cresca. Quindi penso che ci sono due casi in cui la chirurgia è indicata in pazienti asintomatici. Nel caso di uno sfanoma vestibolare di piccole e medie dimensioni in evoluzione, con l'obiettivo di preservare l'udito e nel caso di ependimomi asintomatici in crescita. Quando si opta per l'intervento chirurgico, questo dovrebbe essere eseguito con l'obiettivo di resecare il tumore, almeno subtotalmente. Penso che l'asportazione parziale non sia indicata nel NF2. È meglio evitare l'intervento piuttosto che rimuovere piccole parti e come per ogni paziente dovremmo procedere con la massima cautela e sicurezza. Il ruolo ed il rischio rappresentato dalla radiochirurgia e dalla radioterapia è ancora in fase di discussione. Non è chiaro, neanche nella letteratura, c'è un rischio di malignità di cui Andrew King ha parlato in base all'esperienza attuale.
una cosa molto positiva che ci dà molta speranza per il futuro è il fatto che ci sono sempre più opzioni di trattamento medico nella NF2 per gli schwannomi vestibolari, per i meningiomi, forse anche per gli ependimomi. Quindi sono certo che nel prossimo futuro la gestione dei pazienti con NF2 sarà completamente diversa, con molte opzioni mediche. E quindi la situazione sarà diversa, ma forse più difficile perché avremo a che fare con l'osservazione, la chirurgia, la radioterapia, la radiochirurgia ed il trattamento medico. Quindi è per questo che i centri specializzati svolgeranno un ruolo importante nella gestione dell'NF2. Grazie, ed ora passeremo ad eventuali domande e risposte relative alle due relazioni che avete appena sentito. Grazie Michelle e Andrew per questi interventi. Non abbiamo ancora delle domande nella chat, quindi io vi porrò una domanda per incominciare. Mi domandavo appunto se potete darci un'idea di quanti interventi chirurgici esistono nella vita del paziente, diciamo in media. Io penso che sia diverso, dipende naturalmente dalla gravità della condizione. E la gravità è vincolata alla genetica, quindi il tipo di mutazione è molto importante. Quindi adesso dobbiamo basare la gestione a lungo termine sul tipo di mutazione, quindi dipende appunto dal tipo di mutazione che possiamo vedere nel paziente, dipende molto anche dal punteggio che possiamo riscontrare. Io ricordo un vecchio studio in cui c'erano 7-8 i livelli, nel senso che questo indicava che meno interventi sono l'opzione migliore. Credo sia importante per la gestione dei tumori, ma credo che negli Stati Uniti i pazienti vogliono un farmaco e quindi sì, indubbiamente se dobbiamo intervenire, ma secondo me la chirurgia sarà un'opzione e vedremo che cosa avverrà in futuro. Quindi ci sono alcuni pazienti a cui non viene praticato l'intervento, li seguiamo molto da vicino e questo dipende molto dalla severità. Volevi dire qualcosa, Andrew? Una delle cose che faccio su Zoom è che devo essere sicuro di non essere silenziato. Dipende assolutamente dalla severità genetica e quindi vi saranno pazienti che hanno avuto un intervento di grande importanza, magari vediamo persone giovani che hanno 20-30 anni con una malattia acuta, magari un anno può essere un meningioma, poi ci può essere uno schwannoma, ma secondo me vi sono molti pazienti con NF2 che hanno tumori multipli e che hanno uno, due o tre tumori. Se si possono gestire bene in sicurezza, allora questo può essere un fatto trasformativo nella loro vita. Detto in altro modo, i pazienti che invece hanno avuto degli esiti negativi e poi il resto della loro vita viene condizionato da questo. Quindi il fatto ovvio sarebbe lo schwannoma bilaterale vestibolare, ma se possiamo reciderli e farlo bene, allora nonostante i problemi dell'udito di cui abbiamo fatto cenno, la loro vita viene trasformata. Ma come dice Michelle, le due cose che deve fare l'esperto è cercare di non intervenire, ma se si interviene bisogna operare in maniera adeguata e quindi la chirurgia
chiaramente il suo ruolo verrà dibattuto a lungo dopo la nostra scomparsa, ma non è una scusa per eseguire un intervento negativo. Ecco che cosa direi, cerchiate di non intervenire, ma se lo fate, asportate il tumore. Quindi possiamo continuare a parlare, forse dei casi più difficili è quello di un paziente con un piccolo tumore bilaterale. Se ne parla sempre perché chiaramente vi sono degli esperti che diranno che bisogna intervenire in un primo momento, in un momento molto presto a livello chirurgico, però se il paziente è un adolescente con questo rischio del 50% di perdere l'udito da una parte e magari vi sia una crescita, ritengo che sia una decisione molto difficile. Vedo che in molti casi il trattamento a livello medico può essere positivo, almeno all'inizio, quindi davvero è una decisione che va presa. Ora abbiamo delle domande che stanno arrivando. La prima è Elena Roll, che chiede se la vastina può essere un'opzione per i pazienti più giovani o se è meglio aspettare. Penso che possiamo dire, Andrew, cosa dici? Indubbiamente abbiamo nella nostra coorte dei bambini e poi anche degli adolescenti. Non credo che possano essere più giovani che non in età adolescenziale, per il fatto che perlomeno nel Regno Unito non abbiamo l'esperienza, non possiamo paragonare quello che facciamo a livello dell'esperienza di Michelle. Noi avremmo l'inclinazione di non fare niente nel Regno Unito, ma sì, i bambini con la vastina sicuramente. Ma io penso che per i bambini talvolta vediamo che c'è lo schwannoma che cresce velocemente. In questo caso pare che la vastina non funzioni così bene come negli adulti. Quindi quando vediamo che si usa la vastina e soprattutto nei giovani pazienti NF2 con lo schwannoma, allora si può ritardare l'intervento chirurgico, ma secondo me è meglio. Sì, sono d'accordo Michelle. Ci sono dei casi in cui vediamo il tumore che cresce, uno viene asportato e poi viene somministrata la vastina per quello più piccolo dall'altra parte, quindi in realtà non possiamo fare un paragone troppo accurato, almeno cerchiamo di preservare l'udito per un periodo più lungo in un tumore, avendo intervenuto con la chirurgia proprio per salvare la vita a questo paziente. E poi passare alla vastina. Grazie. Abbiamo una domanda di John Mass che chiede quale sarebbe lo scenario normale, se sarebbe la decompressione. Non ho ben capito la domanda, dice il dottor Calamarides. Lei chiedeva della decompressione, quale sarebbe uno scenario comune, quando dovremmo utilizzare una canna uditiva. Sì, la decompressione. A noi, chiedo scusa, dice il dottor Nievo, la domanda è questa. Quale sarebbe lo scenario comune, cioè quando si usa la decompressione del canale uditivo? Noi utilizziamo la decompressione del canale uditivo quando non vi è crescita dello schwannoma vestibolare, ma vi è una diminuzione dell'udito perché c'è una compressione cronica nel canale uditivo della coclea. Quindi bisogna allargare, ingrandire il canale, bisogna trapanare, aprire il canale e poi si può devestibolizzare il tumore per
prolungare e mantenere l'udito. Forse si può migliorare, ma non necessariamente. Magari vediamo che il paziente può avere una perdita dell'udito, poi riprendere l'udito, vediamo che va a onde. Forse possiamo stabilizzare l'udito per un certo periodo di tempo. Quindi viene utilizzato e alcune squadre asportano il tumore, ma penso che iniziare con l'asportazione del tumore è sempre un rischio per i pazienti a livello cocleare, ma è molto raro. Nel nostro centro lo facciamo circa 2 o 3 volte l'anno. A volte può essere di aiuto. Noi non abbiamo la propensione a farlo a Manchester. Non perché vi siano delle decisioni chiare, semplicemente non lo facciamo. Abbiamo condiviso dei documenti, degli studi che non sono molto convincenti. Nelle slide, beh, non ci sono altre domande, mi pare, nella chat. Ah, però vorrei aggiungere qualcosa, se posso. Non sono certo, però secondo me, seguire il paziente con audiometria, con la risposta uditiva del tronco cerebrale, è molto importante, perché altrimenti, seguendo appunto, o meglio, seguendo la risposta uditiva del tronco cerebrale, si può avvertire il rischio di perdita dell'udito e si possono avere degli indizi, e questi sono dati che a noi piace includere, comprendere nella valutazione del paziente. Quindi, se c'è un paziente con udito normale, però c'è qualcosa che non va bene nella risposta uditiva del tronco cerebrale, se ci dovrebbe essere una curva invece non c'è, si può prevedere che magari avverrà qualcosa, si può parlare di decompressione o si può seguire il paziente più da vicino, quindi a noi piace molto. Certo, richiede del tempo, però noi l'aggiungiamo quasi non sistematicamente, però quando appunto c'è un problema col paziente. Bene. Visto che non ci sono altre domande nella chat, io pongo una domanda perché nelle sue slide ha fatto riferimento a un paio di casi, almeno, in cui ha detto che il paziente è giunto troppo tardi. Per esempio, un bambino con uno schwannoma vestibolare che era cresciuto troppo e che era difficile da operare. E quindi mi domando se questo è stato un esito abbastanza consueto, cioè i pazienti vengono inviati presso i vostri centri troppo tardivamente per fare un intervento conservativo. Sì, in Francia questa è ancora una difficoltà, in effetti. Siamo 5 centri di riferimento in tutta la Francia, però non si è obbligati ad andare presso quei centri come nel Regno Unito. Invece nel Regno Unito la gestione dello schwannoma vestibolare è organizzato, è possibile essere trattati al di fuori del centro di riferimento, mentre in Francia no. A volte, non lo so, i pazienti vengono trattati o con nulla o con l'Avastin dall'oncologo magari, e poi arrivano ed è troppo tardi. Però Andrew, la vostra organizzazione è invece molto più avanzata nel Regno Unito. Sì, è vero. È vero, il grande vantaggio è che ogni paziente viene presso uno dei 4 centri specializzati, e ogni centro ha delle unità satelliti, per così dire, che però devono fare riferimento a livello centralizzato, e quindi il sistema funziona molto bene.
E post-Brexit magari questo sorprenderà un po' le persone perché il sistema è un sistema inglese, non è un sistema del Regno Unito. E non so come difenderlo, comunque la struttura del NHS nelle Galles, Irlanda, Scozia e Inghilterra. Comunque, per rispondere alla tua domanda, Marco, le persone non arrivano troppo tardi, perché conoscono il sistema, quindi se qualcuno vuole venire da noi, dalla Scozia, lo possono fare e lo fanno. E questo è sicuramente, Garth Evans, e grazie a lui, veramente dobbiamo a lui un grande tributo. È stato lui che ha organizzato le cose in questo modo e solo lui. Sì, e c'è anche una migliorata sopravvivenza, no? Nei pazienti. Sì, siamo riusciti a migliorare sia la qualità della sopravvivenza che la sopravvivenza da quando quel sistema è stato instaurato. Giusto e corretto aggiungerlo, grazie. Grazie a entrambe. Elena Roll pare avere un'altra domanda. Vuole chiedere, vuole sapere se la tecnica EABR esiste per testare altri nervi. No, si può testare solamente la risposta uditiva del tronco cerebrale, quindi l'udito a livello della corteccia. Per l'ependimoma e per il monitoraggio dei tumori midollari, si possono utilizzare i potenziali evocati e quindi è possibile rilevare se c'è qualcosa che non va a livello di midollo spinale, e si può utilizzare questo monitoraggio anche durante l'intervento, quindi si fa prima dell'intervento, ma anche durante è possibile fare un monitoraggio per capire se c'è qualcosa che non va. Quindi la risposta uditiva del tronco cerebrale funziona e riguarda appunto scusate, il nervo cocleare e tutte le vie nervose. Grazie. Ci sono delle domande che sono state poste, non lo so, su cui volete commentare ulteriormente? Elena Roll ringrazia delle risposte. Siamo quasi arrivati all'ora di chiusura, quindi almeno che non vi sia un'altra domanda dell'ultimo momento, questa masterclass è giunta quasi al termine. Vorrei cogliere questa opportunità per informare il gentile pubblico che questa è l'ultima masterclass fino a quest'estate. Torneremo con le masterclass nelle NF2 e in modo specifico anche relativamente allo schwannoma vestibolare a settembre-ottobre. Quindi seguiteci sul nostro sito e chiaramente vi terremo informati appena non avremo delle date. Questa masterclass sarà disponibile sul canale YouTube, in tutte e sette le lingue e potrete ricevere una mail. Vorrei ringraziarvi, Andrew e Michelle, moltissimo di queste due belle presentazioni e vorrei ringraziare anche il pubblico per averci seguito e per il loro interesse nel NF. Ci vediamo presto, speriamo. Grazie.